Lancetta indietro di un'ora, oggi torna l'ora solare. Ma è vero che può farci risparmiare soldi ed emissioni? Secondo la società Terna, che gestisce la rete di trasmissione nazionale di energia elettrica, non è l'ora solare, ma quella legale che ha fatto risparmiare all'Italia circa 190 milioni di euro, l'equivalente del valore del fabbisogno medio di energia annuo di circa 150.000 famiglie. Inoltre, secondo il professor Foley dell'Università di Belfast, se l'ora legale venisse resa permanente tutto l'anno, ogni famiglia risparmierebbe circa 460 euro all'anno sulle bollette di energia elettrica, cioè circa 1,26 euro al giorno. Le ricadute positive ci sono anche in termini di sostenibilità ambientale. Il minor consumo elettrico consente di evitare circa 215.000 tonnellate di CO2 in atmosfera, che corrisponde alla quantità di CO2 assorbita piantando dai 2 ai 6 milioni di nuovi alberi. D'altro canto, come documenta il progetto europeo EUCLOC, il passaggio dall'ora solare a quella legale può influenzare anche il ritmo sonnoveglia delle persone. Quindi uno svantaggio dell'ora solare sta nella brevità delle giornate durante l'inverno, che potrebbe influenzare il nostro benessere individuale. Tu che ne pensi? Parliamone nei commenti.